Devono rispondere dell'accusa di raccolta illegale e successiva commercializzazione illecita del corallo rosso le 10 persone originarie delle province di Salerno e di Napoli fermate oggi nell'ambito di un'inchiesta della Capitaneria di Porto di Salerno coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno. Attraverso delle finte società costituite per la ricerca scientifica e lo sviluppo sperimentale, in realtà attraverso bombole e attrezzi subacquei da profondità depredavano la roccia del corallo, una specie a rischio estinzione indispensabile invece per la conservazione dell'intero habitat marino del Mediterraneo. Come è stato ricordato nel corso della conferenza stampa, il corallo ha un ciclo vitale di crescita stimato in circa 50 anni. Tra le aree costiere danneggiate vi sono i siti di Punta Campanella, gli isolotti dei Ligalli a Positano, lo scoglio dell'Isca del comune di Praiano fino a Conca dei Marini, tutti siti di interesse ambientale e di riconosciuto valore naturalistico. A tutti gli indagati, protagonisti del sistema, i militari hanno notificato i provvedimenti di obbligo di dimora con prescrizioni nel comune di residenza. È una delle poche indagini che fino a questo punto hanno trovato poi uno sbocco, meno di quelle che noi di cui siamo a conoscenza, e francamente siamo molto soddisfatti da questo tipo di attività investigativa svolta in modo brillante dalla Guardia Costiera di Salerno, mediante l'utilizzo anche di tecnologie avanzate, sia mezzi di ricerca della prova anche tradizionali, però quasi mai utilizzati in questo settore di indagine, quindi parliamo anche di intercettazioni e il titolo di reato introdotto nell'anno 2015 lo consente, sia attraverso immersioni anche da parte di personale, di polizia giudiziaria della Guardia Costiera specializzato, perché tenete conto che il prelievo di questo prezioso corallo avveniva a profondità dai 50 ai 100 metri, quindi attraverso personale specializzato e attrezzature specializzate. Sono riuscite anche a documentare visivamente, fotograficamente, il danno creato all'ambiente. È stato poi trovato durante le indagini quello che potremmo chiamare un libro mastro dell'attività svolta, praticamente una documentazione in cui vi erano indicati i quantitativi, le zone di pesca abusiva, ovviamente il corallo, e i quantitativi prelevati ogni giorno. Punta Campanella, l'isolotto Ligalli, Conca Marini, Amalfi, insomma tutte zone di particolare pregio turistico e paesaggistico che purtroppo oggi si vedono saccheggiati ingiustamente da questi autori che, come dicevamo prima, si nascondono attraverso un'organizzazione complessa, cioè società fasulle con oggetto sociale, ricerca scientifica, sviluppo dell'ambiente, sviluppo sostenibile, diving, e quindi praticamente è stato veramente difficile andare. E oggi siamo contenti se possiamo restituire un domani un ambiente migliore. Grazie.